Maestro Vadia, questi sono gli ultimi suoi giorni da direttore artistico a Caltanissetta. Ha passato il testimone ad Aldo Rapè, al di là anche delle polemiche iniziali di questo rapporto con la città. Cosa lascia lei a Caltanissetta? Cosa pensa di lasciare? E cosa Caltanissetta ha lasciato in lei? Penso, no, direi, spero di aver lasciato una maggior voglia di teatro, di aver lasciato, dato il mio piccolo contributo, a capire che il teatro è una delle forme culturali più decisive per la civiltà dell'uomo. E quindi credo di avere molto insistito su questo, di avere, nel mio piccolo dato, diciamo, espressioni di teatro, contribuito a portarle. Espressioni di teatro variate, per dire il teatro ha varie forme, bisogna stare attenti a tutte le più popolari, più diciamo aspre per il pubblico che non conosce, ma importanti da conoscere perché con questo si cresce. Io ho conosciuto un agricoltore, è un aneddoto che racconto sempre, che aveva avuto un brutto infarto, non sapeva neanche cosa fosse il teatro, finché non è venuto uno stramboide a fare teatro con anziani nella sua città e lui non voleva, diceva no, no, io sto male, io devo. Finché un suo amico non l'ha convinto almeno a vedere e il teatro gli ha salvato la vita, ha dimenticato l'infarto. Forse è mancato un coinvolgimento con le realtà, alle realtà locali, un occhio attento rispetto a questi teatranti locali. Guardi, adesso queste compagnie che fanno stamattina questo primo saggio è una realtà locale. Il problema è questo, noi dovevamo fare una stagione teatrale e la stagione teatrale implica, non avevamo la possibilità di produrre qui, se non per una collaborazione, ma che ci è servita a portare il nome di Caltanissetta come teatro in tutta Italia, perché per esempio il Casellante ha girato in ogni angolo d'Italia nei teatri più importanti col nome di Caltanissetta, anche è stato presentato al grande festival di Spoleto con Caltanissetta presente il suo sindaco. Se ci fossero stati, lo dico alla siciliana, piccioli giovanni, per produrre, per dare alle realtà locali, per costruire un progetto di sviluppo. Io non ho, credo che a questo punto lo sappiate, io non ho avuto nessun appannaggio, zero, anzi devo dire qualche soldo ce l'ho messo anch'io, ma non mi lamento. E allora Caltanissetta è una piccola realtà e le realtà centrali non danno valore a queste meravigliose, straordinarie città, perché se ci fosse stato un investimento maggiore noi avremmo potuto produrre, perché altrimenti per fare alle realtà locali degli spettacoli, noi abbiamo occupato 10-12 giorni, c'era tutto l'anno per farli. Allora, per mandare invece le realtà locali con produzioni importanti fuori, ci voleva un investimento e stare qui a lungo per produrre. Ma io credo che stimoli ne hanno tratti anche loro. Adesso c'è Aldo che ha una formazione diversa dalla mia. Ed è giusto che sia così, è più giovane di me, molto più giovane di me, ha una grande credibilità internazionale. Lui farà altre cose. Bisogna accettare le stagioni. Un direttore artistico fa questo, altri faranno altro. Però se si vogliono incentivare realtà locali e fare partire da qui un teatro che sia accolto dovunque, come è giusto, cioè portare il mondo qui e portare Caltanissetta nel mondo, ci vogliono maggiori investimenti e non dipende dalla volontà di un sindaco straordinario come Giovanni Ruvolo, che è stato per me un amico, un complice e che è una persona che io giudico umanamente e culturalmente di altissimo profilo. Bisogna che il governo centrale dica: ma accidenti, a Caltanissetta c'è qualcuno che vuole, investiamo. Invece noi sappiamo il fallimento tendenziale della politica nazionale. Grazie.